Grazie. No. Grazie. Consigliere Bordoni, grazie dell'interrogazione, dei toni anche dell'interrogazione. Naturalmente la risposta scritta è stata trasmessa in data 11 luglio al segretariato generale, quindi è disponibile. Al merito le do le informazioni che richiede, a lei ovviamente e a tutta l'Assemblea. L'adesione dell'amministrazione capitolina alla festa della musica nasce, origina da una memoria di giunta del 18 maggio al protocollo RC 15172, con cui appunto si aderisce, si recepisce in esito all'adesione le convenzioni con la SIAE e si individua nella festa della musica una festa civica. Festa civica, l'individuazione della natura di festa civica è ciò che ha consentito lo svolgimento, no, di tutte le attività a titolo interamente non oneroso per l'amministrazione capitolina nel corso della città. Il Dipartimento delle Attività Culturali ha sostenuto spese complessive per 39.916 euro, oltre IVA, esclusivamente destinate alla campagna di comunicazione che è stata integrata, di cui 22.816 sostenute utilizzando i fondi già disponibili nel contratto di servizio triennale ZEMA 2017-2019 e 17.100 per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte dei titolari esclusivi degli spazi. Non ci sono state, lei chiedeva informazioni se ci fossero state iniziative direttamente organizzate o finanziate dall'amministrazione capitolina. Non ce ne sono state, questa era la natura della festa. L'organizzazione, lei chiedeva se ci fosse avvalsi di soggetti terzi o meno, l'organizzazione e il coordinamento della festa della Cina è stato fatto interamente all'interno delle strutture capitoline del Dipartimento delle Attività Culturali. Sottolineo dunque che per la prima volta la città ha realizzato una festa civica vera, non l'organizzazione di concerti per il consumo dei concerti, ma la partecipazione attiva e diffusa dei cittadini, e che questo è stato utilizzato utilizzando al meglio le risorse che sono all'interno dell'amministrazione stessa. Spero di aver dato tutte le informazioni, ulteriori dettagli eventualmente sono disponibili nella nota. Grazie.